Il mal di Sicilia è quel bisogno che ti prende quando decidi di andare via, ma è anche l'impulso alla fuga con cui convivi ogni giorno davanti alle cose storte, in un luogo in cui non funziona niente. Ho cercato di fare dialogare tra loro persone di varia estrazione, che nella vita non si sono mai incontrate, ma che hanno patito lo stesso male. È la Sicilia di Elio Vittorini, di Goliarda Sapienza, di Stefano D'Arrigo, di Mauro Rostagno, Piola Torre, del magistrato Gaetano Costa che tenta di sconfiggere l'ingiustizia con il diritto e la ragione e finisce per soccombere. Da un tempo lontano echeggia anche la voce di un archeologo inglese perso tra le rovine della Valle dei Templi di Agrigento, insomma, risucchiato dalla bellezza del paesaggio e ucciso perché morirà in un ospedale psichiatrico dalla sua stessa passione. Cerco di portare in superficie la Sicilia autunnale che tenta di nascondersi e ostinatamente dice di sé ciò che non è, dando l'idea di una terra di sole e solazzi, insomma, per tentare di fare commercio delle sue ricchezze e delle sue povere cose. Quel che più mi interessa del mal di Sicilia è la sua complessità, la ricerca di un equilibrio tra la dimensione oleografica e le foto di cronaca, per semplificare, insomma, ma tra la sua felicità e il pianto greco.